Dopo le roventi polemiche, di soluzioni ancora non ce ne sono. Quella firmata al Polo Giovani, sede vescovile, è comunque una tregua. A sancirla il vice governatore della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, su sollecitazione dei consiglieri regionali irpini. Tra Ato e provincia, nel mancato accordo sulla gestione rifiuti, l'assessore all'ambiente spiega il ruolo che Santa Lucia ricoprirà, istituendo un tavolo permanente. Credo che noi possiamo svolgere una funzione per garantire una collaborazione e un dialogo lungo il cammino tra l'ente d'ambito, i comuni e la provincia, perché sono attività che richiedono una collaborazione, non prove di competizione o addirittura dissidi. Io credo che siamo qua per definire un percorso comune in un clima di assoluta collaborazione. Senta, il presidente della provincia in questa organizzazione ha invece indicato un'altra strada. Una società provinciale, dice, già esiste, utilizzare quella. La società provinciale è espressione di una fase storica nella quale le province svolgevano una funzione, esercitavano una competenza. Non credo che il presidente della provincia ignori che questa fase si è conclusa. Credo che ne sia pienamente consapevole e ne discuteremo quest'oggi. Il problema è qual è il modello giuridico di subentro alla provincia. Una società dell'ente d'ambito, una società dei comuni. Ecco, queste sono scelte che spettano al territorio, la regione non entra in questo, non fa il tifo né per una né per l'altra, però non si guarda neanche la partita in tribuna, cioè guarda le scelte e poi, se le cose non si fanno, troveremo il modo di intervenire. Bonavitacola, ispiratore della legge regionale sui rifiuti, non può far altro che prendere atto della decisione di Avellino di costituire un ambito riservato al capoluogo. La società mista è una scelta rispettabilissima, aggiunge. Chi pagherà i conti di quella pubblica voluta dai restanti comuni della provincia di Avellino non è una decisione che spetta a noi, ribadisce il vice De Luca, ammonendo. Neppure resteremo a guardare. Gli impianti STIR vanno trasferiti a gestioni che non siano più provinciali. I servizi vanno affidati dagli enti d'ambito perché la gestione provinciale è superata dalla norma. Daremo una tempistica stringente e eserciteremo poi i poteri sostitutivi se dovessimo ancora registrare dei ritardi, e sull'uno e sull'altro aspetto.